Volevo vedere insieme a voi il trailer di The Batman. Lo volevo vedere perché tutti ne stanno parlando bene, che poi fa anche un po' strano parlare bene di una pubblicità fondamentalmente, però tutti mi hanno detto che è bello, è un bel trailer e si respirano delle vibes, niente male, quindi voglio capire effettivamente perché tutti sono contenti di questo trailer e che vibes si respirano. Oh. Ah, dovete sapere che l'enigmista è il mio villain di Batman preferito, quindi sono molto felice che ci sia, speriamo bene. Fa molto ridere se questa scena è il punto interrogativo nel cappuccino, però figo. A me piace da fare schifo l'enigmista, nonostante sia un po' trash, un po' anche fuori dal tempo, vediamo come in un film del genere gli si possa dare dignità effettivamente. La paura è uno strumento. Che figo, che figo il bat segnale che non è preciso, fatto dal fabbro, dall'artigiano perfetto, ma è un po' sfatto, no? La paura. Vedete, è un po' fatto a pezzi, no? Un po' infilato quasi a forza in questo farone. E quindi il bat segnale è ricavato da degli scarti, tipo, no? È tutto molto fatiscente. Bello, mi piace. Quella luce nel cielo. Mi è magrissimo Batman, mi piace. Molto anno uno di Miller, no? E Mazzucchelli è magrissimo, pensavo l'avessero, si fosse pompato almeno da così, sembra magro, bello, mi piace. Non è solo un richiamo, è un avvertimento. Guarda il trailer e dopo analizza. Ma ti fai cazzi tua! Ma farò come cazzo mi pare! Io quando vado al panettiere mi asfondo la porta e gli entro nel forno. Ma che sei scemo? Ma è incredibile, posso fare il cazzo che mi pare? Ma io veramente... E Carmeccanio mentre mi aggiusta lo spinterogeno vado a strizzargli i coglioni. Ma abbi pazienza. Ho cercato di raggiungerti. Cosa hai fatto? Catwoman. L'hanno fatto i capelli corti. Bravi cazzo, vedi? Bravi che l'hanno fatto i capelli corti. Anche questo anno uno totale, cioè proprio sembra avere il design di anno uno del fumetto Batman anno uno, chiaramente, che vi invito a recuperare perché è una bomba. Sono le origini di Batman rinarrate in maniera straordinaria da Miller e Mazzucchelli. Mi raccomando, recuperatelo, perché è veramente bello e per ora il film sembra quasi tutto basato su quel fumetto. Se continua così, presto rimarrà pinguino. Senza niente. Serkis, che tra l'altro, Serkis, io ti apprezzo tanto come attore, ma dovresti nasconderti dopo quello che hai fatto con Venom 2. Io ho visto delle scene di Venom 2, anche di una decina di minuti. Vabbè. Oh, vacci piano, tesoruccio! Sei come ti dipingono, non è vero? Bello il pinguino. Chi sei tu qui sotto? Sono Vendetta. Cos'è? Boh, tutto sudicio, sfatto. Fighissimo. Ah, ti ho beccato! Porco due, bellissimo. Mamma mia, bellissimo. Non ho nient'altro da dire, è proprio bellissimo, sono senza parole. Ora posso analizzare, grazie ragazzi. No, allora, mi piace tutto, mi piace innanzitutto che il costume, la Batmobile, lui sia vero. È ancora più vero rispetto a Batman Begins, Batman. Cioè, molto realistico. Ora, è sempre difficile, perché quando si fa un cinecomics vicino al realismo, è sempre facile sfociare nel... Non dico nel cringe, però è facile sbagliare, ecco, perché comunque stai sempre citando un fumetto e c'è comunque un tizio che va a giro per le strade vestito a pipistrello, che sembra apparentemente invincibile e che da solo fa fuori praticamente tutta la criminalità di una città praticamente persa, completamente infernale, come Gotham City. Quindi bisogna vedere. Però
Per ora il costume, il simbolo sul petto, il bat segnale, la Batmobile, cioè tutto quello che abbiamo visto è molto vicino alla realtà. Fatiscente, sporco, molto realistico, molto in linea con Gotham City e col personaggio di Batman. E mi piace vedere che si siano ispirati a un gran capolavoro come Anno 1, perché Anno 1 è uno dei miei fumetti preferiti di sempre legati a Batman, e vedere che hanno preso a piene mani platealmente da quel fumetto per rinarrare per la terza, quarta, considerando la serie e il film con Adam West, le origini di Batman audiovisive. Quindi sono veramente felice. A me Joker ha piaciucchiato, cioè è un film che tutto sommato ho apprezzato. Ho trovato un po' esagerati i paragoni con i capolavori di Scorsese, però tutto sommato non mi è dispiaciuto per niente Joker, quindi sono contento che loro stiano tirando dritto con questa, con questo universo narrativo dell'uomo pipistrello, così come... Questo sembra meglio, devo dire la verità, però è un trailer, però mi sembra meglio di Joker. Mi sembra un po' meglio. Però, non lo so, è un trailer, bisogna vedere poi il film completo. Però mi sembra bello. Mi sembra bello, cioè quello che ho visto, la fotografia, la regia, i costumi, è piaciuto tutto per ora, però è un trailer. I trailer sono fatti per inculare anche, quindi bisogna capire un attimo. Ha senso fare paragone? Beh, secondo me sì, perché se Joker... Joker è andato bene. Se Batman, The Batman, va bene, possiamo aspettarci anche un Due Facce, un film solo su Pinguino. Cioè, tanti piccoli tasselli che vanno a creare un universo narrativo supereroistico di sì, che si distanzia però allo stesso tempo dall'universo cinematografico dei supereroi Marvel, perché sembrano veramente comporre un mosaico un po' più complesso. E quindi sì, ha senso fare paragoni, perché secondo me magari poi un legame ce lo trovano, anche perché vogliono fare Joker 2, a quanto ho capito, non lo so. Quindi sì, secondo me bisogna fare paragoni, che comunque dovrebbe essere lo stesso universo, la stessa città, il mondo di Batman, insomma. E poi soprattutto vediamo le intenzioni di Warner Bros. Di creare qualcosa di effettivamente nuovo. Anche Suicide Squad è andato bene, quindi speriamo che hanno annunciato la serie di Peacemaker, quindi insomma se anche quella sembra ganzetta, anzi più di ganzetta, quindi speriamo che sia il... non è lo stesso universo? Non ci si capisce mai nulla. Però sembra veramente che vogliano avventurarsi in un redemption arc, quelli della Warner Bros., e io li aspetto al varco, perché a me basta che facciano bei film, poi a me degli universi, delle rivalità Marvel e DC mi portano a sega. Io amo Batman, amo i supereroi DC, soprattutto amo Superman e Batman, quindi spero che facciano dei bei film, anzi spero che finalmente capiscano che il contrattare perfetto per Batman è un film luminoso, è un film quasi accecante, pulito, e non un film cupo come Man of Steel. Cioè, Superman non deve essere Batman. Non deve essere cupo, deve essere splendente. Superman è un dio che ha dei problemi da dio tra gli umani. Questa cosa non è mai stata capita, non so perché. Comunque, mi piacerebbe molto, anche perché con un The Batman io vorrei anche un The Superman. Il bianco e il nero sono sempre stati due facce della stessa medaglia, bellissime. Non capisco perché bisogna appianare tutto, mi dispiace, perché Superman secondo me ha tantissimo da raccontare, ma nessuno ha avuto mai le palle di raccontarlo bene, a parte tanti e tanti, tanti anni fa. Ah, non ho visto il trailer di Ghostbuster Legacy. Voi l'avete visto? Io no, vediamo anche questo Ghostbusterino, anche se ci scommetterei nemmeno un euro, però... Mamma, che tipo di scienziato era nonno? Francamente... L'ho trovata nel soggiorno. Un momento. È possibile che inizino tutti così i film? Con un parente, un nonno, eccetera? Cioè, tutti così i film che fanno da sequel a un brand storico degli anni 80-90. Sono loro che, niente, trovano in una cassapanca, in una soffitta, nel seminterrato, una cosa appartenuta al babbo, zio, nonno, e rivivono quelle cose. Vabbè. Paul Rudd. Questa cosa è vera.
Belli dialoghi. Non so perché una città che non è su una linea di faglia trema praticamente ogni giorno. Che cos'è? Forse è l'apocalisse. Oh mio Dio. Non è una miniera. È un portale. No, dai. Vabbè. Eccolo. Che facciamo? Slimer. Ma è il CGI o l'hanno ricreato pupazzo? Vediamo. Eccolo. Sembra CGI. Amo quest'auto. Vai, vai, vai! CGI. Sì! Che succede esattamente? Dobbiamo finire quello che nonno ha iniziato. Non va bene? Tutti ce l'hanno messi, tutti i demoni fantasmi storici hanno messo. Ciao bello. Boh, cioè più che altro non sento l'atmosfera di Ghostbusters, cioè Ghostbusters era una commedia fantascientifica. Boh, cioè a me sembra tipo una stagione nuova di Stranger Things con i Ghostbusters. Cioè un crossover tra i bimbetti di Stranger Things e il brand Ghostbusters. Ora, non so se poi il film sarà diverso, però non ci sono battute, non c'è quel fascino appunto comico che c'era nel vecchio Ghostbusters. Cioè gag, stronzate, era un po' anche demenziale, no? Cioè non c'entra molto con la vecchia atmosfera dei Ghostbusters. Non so se voglio rinnovare completamente, non so quanto possa essere saggia appunto l'idea di chiamarsi Ghostbusters e non inserire nemmeno delle battute, di dialoghi brillanti, delle scenette fiche. Cioè il bello di Ghostbusters era che loro affrontavano queste robe surreali, questi fantasmi che invadevano hotel, biblioteche, eccetera. Però erano dei coglioni, dei cazzoni, sì, intelligentissimi, che però affrontavano queste cose come se andassero, non so, a fare la spesa, cioè in maniera normalissima, era molto divertente. Boh, non lo so, vediamo la differenza del primo Ghostbusters con questo, dell'84. Fantasmi. Pronto a chiappa fantasmi. Sono autentici. Davvero? Sono cattivi. Sul serio? Sono qui. Un'altra cliente! Ghostbusters. Ehi, si è visto un fantasma? Vabbè, poi Bill Murray, cioè. Morti non rassegnati. Sono armati. Sono pericolosi. Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente ed ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. E quello è male. Ok, è un importante ragguaggio. Il mare che non ha mai recitato in vita sua, cioè fa semplicemente se stesso in tutti i film dove viene assoldato. Sono professionisti. Sono il presidente della più grande compagnia di rimozione fantasmi d'America. L'unica, ma tra l'altro. L'avete visto? Loro si frapporranno tra voi e la fine del mondo. Questa città va verso un disastro di proporzioni bibliche. Proprio una roba da collera divina. Esatto. Fuoco e zolfo che piovono dai cieli. Sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme. Isterismi di massa. La tua ragazza. Roccioline. L'attico d'angolo della centrale fantasmi. Tu vuoi questo corpo? È una domanda a trucco. Fatti entrare. Strumenti pronti? Mica spoilerissimo il trailer, l'ultima Rotoni, scena. Umani! Uccelli fuori! Fuori! Ghostbusters. Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. Belle pronunce. Remis, Rick Moranis. Madonna, Rick Moranis. Verranno a salvare il mondo su questo schermo. Gli acchiappa fantasmi. Ma poi era geniale l'idea di riutilizzare una caserma dei pompieri
per appunto dare rifugio agli acchiappafantasmi, il carro funebri è rimontato per far sì che diventi una macchina acchiappafantasmi, dai. Veramente bellino, veramente bellino. Era un film molto, molto bellino. Fico, fico. Tanto non so se vi ricordate, non c'era Bill Murray. Però forse sì, no? C'erano un paio di acchiappafantasmi in Casper all'inizio. No, forse c'era solo Dan Aykroyd. Sì, pare c'era solo Dan Aykroyd che tipo scappa perché non riesce a catturare Casper. E allora chi chiamate? Chiamate qualcun altro.